Buongiorno, buongiorno a tutti, rieccomi con voi anche stamattina, ma sempre più stupito dalle grandi emissioni. Intendiamoci, come sempre, vi devo andare sul prudente, sono delle emissioni emozionanti, chiamiamole così, molto bello seguire tutte queste fasi, in particolare a me piace spronare proprio gli utenti a seguire passo passo tutti i vari run, così, le corse dei modelli che ripetiamo, dal punto di vista prettamente scientifico, non è una procedura corretta perché è meglio vedere sempre uno sguardo d'insieme man mano che si allontana, volendo vedere le tendenze, mentre nel brevissimo termine anche seguire ogni singola emissione può andare perché si entra molto nei dettagli e quindi va bene. Però, che divertimento c'è? Cioè, questo è lo scopo anche di questa rubrica. Poi chi vuole andare a seguirsi quelli bravi, quelli seri, nonostante qua si siano state azzeccate delle tendenze da molti smentite inizialmente, ma comunque quello che vedono i modelli è questo stamattina. C'è una dicotomia, c'è una differenza, come spesso capita, tra l'americano e l'europeo. L'europeo che è considerato statisticamente il più affidabile, va detto, con la correlazione tematica, però l'americano, che comunque è un ottimo modello, da più emissioni continua a proporre delle carte assimilabili a un evento, nel senso che con flusso molto, che parte da molto lontano, dagli Urali addirittura freddo, in seguito a una serie di evoluzioni, e con Genesi, stamattina, è l'ultima, questo che vi farò vedere adesso, di anche depressioni dal lato tirrenico, quindi che richiamano aria molto fredda e con neve al centro-nord che potrebbe arrivare tranquillamente in pianura, in molte località. Non citiamo l'innominabile, ma ci sono anche queste ipotesi nel modello americano. Il modello europeo vede tutto shiftare, come si dice, no, scusate, scivolare verso sud-est in Adriatico e Ionio, quindi permanere molto meno nelle nostre regioni, sebbene poi ritorni, insomma, freddo arriva, ma c'è molto più ingerenza dell'anticiclone delle Azzorre e a sua volta dell'uopo canadese del vortice polare, che in sostanza fredde e nevicate le spingono verso il sud, e questa è ineccepibile come ipotesi, perché sappiamo bene quanto sia difficile l'innesco di un certo tipo di movimenti nell'Europa mediterranea. Questo perché il flusso zonale, cioè il flusso portante correlato direttamente alla rotazione terrestre, alle medie latitudini, tra il 35esimo, 55esimo e il 60esimo parallelo, dove siamo noi, insomma, è da ovest verso est. Per far sì che arrivino delle ondate di freddo che nel nostro comparto dell'emisfero vengono da est, perché il continente è a est, mentre l'Atlantico ci può arrivare tanta aria fredda, come è successo quella polare, ma nei bassi strati riscalderà sempre molto l'aria fredda in arrivo, come non succede in America, nella costa orientale americana. Qui si devono generare delle correnti da est, nord-est, anche nord, insomma, e che ci portino aria fredda dai quadranti in inverno, questo in inverno. Quindi, per far questo, cioè, devono sorgere degli anticicloni molto potenti che fermino il flusso atlantico e spingano dell'aria fredda dalle nostre parti. Questo è quello che vede il modello americano: un anticiclone di grande potenza, addirittura il ponte di Wyckoff, con valori di 1055 ectopascal a est della Scandinavia. Insomma, roba da evento. Ve la faccio vedere adesso, sperando che magari ci vada bene questa volta. Allora, iniziamo subito da qui. Eccola. Questa è la carta delle immagini satellitari. Vedete, ecco, il flusso nord-occidentale si è già innescato, abbastanza teso, che porterà il Fen nelle regioni alpine, quindi sentirete molto probabilmente valori anche elevati nelle zone pedemontane del nord-ovest di altri settori delle Alpi, con valori anche di notte che magari saranno anomalmente elevati. Vi faccio vedere ora, adesso andiamo, passiamo alle note più belle. Questa è l'emissione ultima, ma sono 5-6 che va così, anzi rincara la dose del modello americano. Attenzione, ecco il flusso nord-occidentale. Ecco che adesso l'Italia è riparata e anzi nell'immediato verrà interessata da una campana anticiclonica, ma subito dopo un paio di giorni, ecco qua,
Questo affondo tremendo, gelido sul Labrador ci porterà su questa alta pressione, che quindi un impulso, una depressione, eccola qua, già la prima, si formerà nelle regioni italiane già tra domenica e lunedì, attraverserà l'Italia, un primo impulso. E a est di questo impulso c'è un nucleo gelido. Guardate, guardate dove va l'alta pressione, si spinge perfettamente verso la Scandinavia e ci butta addosso. Un afflusso gelido dall'Ucraina. Eccolo, continuaci. Un nucleo gelido arriva addirittura da noi e si forma una depressione e continua. Guardate dove arriva. L'alta pressione si spinge fino al Kazakistan, a nord del Kazakistan, a nord degli Urali, e arriva da noi aria molto, molto fredda e continua ad arrivare. Si isola una cellula, un'enorme cellula. Questo è quello che vede il modello americano. Poi addirittura un altro nucleo gelido staziona sull'Italia. Senza fine, guardate, e poi addirittura un blocco in Atlantico. Ecco, qui vediamo se va avanti, eccolo. Con arrivo si affaccia il lobo siberiano, addirittura alla fine, depressioni, neve al nord, poi ancora nel continuo. Insomma, un'emissione fantastica. Prima di parlarvi di persona, perché da emozionarsi, vi faccio vedere qualche carta anche di dettaglio del modello americano. Guardate che succede. Ecco qua, vedete. Si parte da una condizione intermedia con questo Fennel nord-ovest, dopodiché andando avanti, arriviamo a domenica. Domenica arriva una prima depressione che richiama aria fredda. Eccola qua, guardate, l'improvviso, in 24 ore, guardate che nucleo proprio centrato sull'Italia con già aria molto fredda in pianura padana. E poi continua, guardate il blu scuro, arrivano le meno 12. Aspetta, cerco di farvi vedere tutto. La meno 12 sopra sull'Italia, guardate, eccola là. E poi altre depressioni, questa è fantastica, questa è da neve in pianura al centro-nord proprio. E continua così, insomma. Insomma, ci sarebbero mille carte da farvi vedere, ma in sostanza quello che voglio farvi capire è che questa è un'emissione davvero particolare, ce ne sono 5-6 così che ci indicano che può succedere di tutto. Se succede questo, succede veramente di tutto. Però quali sono i punti? Ve li faccio vedere davanti a una carta, magari. Andiamo a vedere, eccole qua. Sì, subito stavo pensando cos'era meglio farvi vedere, eccola qua. Sì, questa è quella decisiva. Qual è il punto cruciale? Che abbiamo la formazione di questa enorme campana altopressoria, guardatela qua sopra. Scusate, ve la devo disegnare di qua. Allora, eccoci qua. Ecco, disegniamola bene qua. Allora, qual è la differenza tra il modello americano e il modello europeo? Semplicemente che qui vede il lobo canadese che se ne sta tranquillo e l'alta pressione può, diciamo, attuare il ponte. Il modello europeo, ve lo disegno con una freccia rossa, vede, no, scusate, me l'ha fatta rossa questa, va bene. Il modello europeo, viceversa, vede qualcosa di più che spinga di più. Il lobo canadese è tutto verso di noi e quindi l'alta pressione si corica verso di noi e non consente la formazione di questa cellula depressionaria nel Mediterraneo. Questa è la sostanziale differenza. Scusate, le proporzioni ve le diminuisco subito. Questo è fondamentale perché per far sì che si crei questo afflusso, altrimenti viene tutto strozzato. Gli spaghetti del modello americano sono in linea con quanto rilevato, quindi tutto in regola. Anzi, questo è il modello europeo che l'avevo salvato prima e guardate come comunque sia. E questo invece è il modello americano. Eccolo qua, vedete come sono bassi. Eccole qua, guardate come scendono giù, siano in linea, sono tutti bassi. Mentre quest'altro è il modello europeo per Milano. L'ho visto per Milano perché c'è questa gobba che ci indica che il modello europeo per l'emissione che ha avuto è un po' troppo caldo, cioè dovrebbero andare diversamente le cose. Vi faccio infine vedere questa fantastica carta. Questo è martedì a ora di pranzo. Ve la faccio vedere tanto per divertirci insieme, ma questa è neve su tutte le regioni centrali, anche qua, non ve la nomino, ma anche qua. Quindi dobbiamo vedere come va. Abbiamo da una parte il modello americano che metteneva in pianura al centro-nord anche in Cina.
Questa, se le cose andassero come dice il modello americano, iniziamo a festeggiare l'evento, il ritorno del grande inverno del passato, innominabile, eccetera. Se invece vanno come dice il modello europeo, sarà una, al momento attuale, una passata abbastanza rapida, ma comunque non spingerà troppo a nord. E non è che non deve andare al sud, il problema è che per avere molte precipitazioni si devono formare delle depressioni. Soprattutto nel Tirreno, perché queste traslando si caricano sempre più di umidità e danno precipitazioni prima sul Tirreno, poi in Adriatico, dappertutto al sud. Se si sposta subito e arriva nello Ionio, le precipitazioni saranno più rapide, concentrate soprattutto su una piccola porzione del territorio italiano, e magari tipo la Puglia, ad esempio. È necessario per avere grandi peggioramenti che comunque la depressione si formi a ovest, perché inevitabilmente traslerà verso est e quindi interesserà. Dovrebbe essere alla fine una via di mezzo, non è che per fare il diplomatico, ma è molto probabile che entrambe le missioni americane ed europee siano estremi da un lato. Quindi aspettatevi i prossimi aggiornamenti e non perdeteli questa volta, non perdeteli perché davvero potremmo divertirci moltissimo. Quasi emozionato, vi saluto e chi vivrà vedrà. Non perdete il prossimo aggiornamento. Ciao!